No, degli, delle agevolazioni, delle cose, se questi signori si tengono i cani a casa sua. Ha chiuso l'istituzione. Prendiamo. No, no, fermo, allora. Allora, mi fa diciamo io l'ho trovata geniale. Quindi, allora, se in quel comune lì dovessero, no, ma sto, non sto dicendo la stessa cosa. Ma se in quel comune lì avessero chiamato, avessero detto, vieni a progettare al meglio il canile. E gli hanno detto, non ci serve tempo, perché non c'è mai di progettarle. So se rendo l'idea. Non si ragiona sullo stesso piano, non si sta ragionando sulla stessa cosa. Infatti, non si ragiona sullo stesso piano fino al momento in cui addirittura si pensa di poter paragonare via in testa di costruire un servizio di questo tipo con carine, non è che non si ragiona sullo stesso piano. Sì, no, con cognizione di causa non l'hai ascoltato. No, ci questo è l'epilogo, questo è l'epilogo del non rinchiudiamo nessuno. Questo è l'epilogo del non rinchiudiamo nessuno. Allora, a me mi dispiace essere arrivata a questo, ma se la dialettica in questa istituzione parte dal presupposto che c'è qualcuno che va a rinchiudere le persone, la dialettica per me finisce. È chiaro? Prego, signora Marta. Siccome la mia faccia è su e non mi sono detto denunciato perché conosco le famiglie, la sofferenza, eccetera. Io invito tutti coloro che dicono che non ci sono persone da seguire 24 ore su 24 a venire qualche volta perché ma no, perché Scusa, per cortesia, aspetta un attimo. Dopo due Un anni. secondo, silenzio, per cortesia, un minuto. Ora sono il presidente, silenzio. La discussione ha preso una piega che non mi piace. Quindi, per cortesia, ora, con calma, ognuno spiega le sue ragioni e si riprende una discussione decente sul tema, visto che è un tema abbastanza importante e da ambo le parti, non che ci siano state, ma spero che non ci siano ulteriori o anche la perché mi rimedia di strumentalizzare la situazione. In commissione ci confrontiamo in maniera tranquilla, ognuno spera per le sue posizioni, ho detto per assurdo, quindi non ho dato per scontato che qualcuno avesse strumentalizzato la situazione. Però è necessario portare a termine una discussione in commissione che sia serena e che si confronti sulle questioni di merito. Quindi invito tutti i commissari, il sindaco e chiunque sia presente qui. Mi dispiace molto per quello che è accaduto al dottore, ma non ne abbiamo la minima responsabilità. Quindi, assunto l'informazione e condannato il gesto, chiarito una volta per tutte. Invito i commissari a fare attenzione Allora, scusa. ai contenuti di quello che viene detto. Sicuramente Damasco, questo spezzo una parola a favore di Damasco, ma il sindaco so con certezza che lo sa, quindi invito il Non è sindaco, che io se farò non ha quello che impegni però si presenti, dicevo. a riprendere il suo posto, Sì, proprio perché è necessario per il bene della città che ci sia una discussione serena anche nella ricerca di fare comunque un passo avanti dal punto di vista istituzionale, perché questa non è una scelta che i gruppi possono fare, è un dovere dei consiglieri comunali e dell'amministrazione comunale cercare di fare un passo avanti su questa discussione, perché poi alla fine lo dobbiamo alla città. Di conseguenza, rasseneriamo gli animi, mettiamoci a sedere e confrontiamoci nel merito. Quindi andrei avanti dando la parola alla consigliera Bartoli, che ha facoltà di parola. Però io voglio, siccome mi sono stato Consigliere interrotto, Murati. no, sono stato interrotto, Presidente, io non ho assolutamente confrontato le due cose. Io faccio questo esempio perché è calzantissimo. Se in quel comune mi avessero chiamato a discutere di come si fa il canile, io avrei detto che non era quello il terreno di discussione. È così qui il nostro problema su questo punto, le due cose sono uguali. Chiuso.
fare una, siccome io non è l'ultima volta, colgo l'accuratezza nelle argomentazioni del sindaco e anche nelle argomentazioni di tanti consiglieri, mi piacerebbe rimettere un attimino in chiaro qual è il punto di differenza, perché non la si pigli come dire. Cioè, io non voglio dare di lagheristi a nessuno, ovviamente, lungi da me, l'ho detto altre volte, non penso proprio che voglia fare una cosa per rinchiudere le persone. Ho detto che più di una volta penso che vi ritroverete a fare una cosa che vi mangia l'intenzione, perché, come ci hanno insegnato a esaminare le istituzioni totali sono portate come tali. E se non si mette un posto residenziale consistente, con dei numeri come quelli che si va a mettere, con insieme anche la funzione di urna nello stesso posto di servizio comune, si fa un'istituzione. Questo è quello che ci divide. Non è come la si fa, è se va fatta, quello che voleva dire Morelli, penso, è esattamente questo. Cioè, quello che ci divide è il punto di partenza. La struttura di per sé rischia di mangiarsi le vostre intenzioni, che io non ho mai pensato nemmeno una volta alle vostre intenzioni di voler identizzare le persone, renderle non integrate con la città. Volete fare tutto il bene, si può fare anche noi. Noi si dice dall'inizio fate molta attenzione, perché questo, per quello che si sa, l'istituzione comanda, non si fa piegare dalle nostre buone intenzioni. Non ci sono le... Quando si è trovato nel 1800 la descrizione del manicomio che si voleva fare, era bellissimo, tutta la roba dentro. Comanda la forma, non so se mi riesco a spiegare. Per quello non ci si intende, non per cattiva volontà, perché ci sia da parte nostra l'attribuzione a voi di voler essere, tra virgolette, non corretti, non è questo. È una posizione, diciamo, culturalmente differente, diciamo così, ma che è differente dalla partenza, no? Il procedimento di come si fa meglio, dato che diventa un residenziale consistente, più i servizi a comune e un diurno della stessa tipologia insieme, tutto lì, non si può venire a discutere di come si fa, perché secondo noi, facendo tutto insieme, supererà l'intenzione di chiunque e diventerà ghettizzato di per sé. Questo è il nostro dubbio di fondo, la nostra posizione di fondo, che non è una posizione ostile alla vostra buona fede, cioè alla vostra buona intenzione, se no ci si capisce. Però io l'ho chiesto altre volte, su questo punto, su come si potrebbe fare differente senza questissimi problemi, perché si può fare una cosa lì e tante altre cose con gli stessi soldi in giro per la città. Questo non vuol dire che noi non si... anche questo si è detto tante volte, poi si chiude perché allora sì, ci si dice sempre le stesse cose. Ma non è che noi non si sa se ci sono le persone che hanno bisogno di 24 ore su 24 di assistenza. Si dice di farla in situazioni, in contesti, che tra l'altro è scritta anche nella normativa, più contenuti, che offrono meno questo rischio. Mi do la parola un attimo, se gli altri presenti. No, io penso che tutta questa discussione sia in qualche modo drogata da un punto di partenza abbastanza importante. Cioè, noi oggi ci siamo confrontati in passato sulla delibera dell'assegnazione degli immobili e tutto il resto. Oggi ci confrontiamo su un accordo di programma, però sostanzialmente nella sede della commissione più magari di competenza del sociale, della terza, è mancato forse una discussione approfondita sulle caratteristiche vere e proprie della struttura. Cioè, si è discusso più sulla forma, almeno istituzionalmente, almeno sugli atti, si è discusso forse troppo su come si poteva arrivare al finanziamento dell'opera, al passaggio, ci si è invece confrontati poco su una posizione ufficiale di contenuti degli obiettivi della struttura, perché ci siamo confrontati sulla alienazione dei due immobili, ci siamo confrontati su altri tipi di passaggi, ma sulle intenzioni sugli obiettivi dal punto di vista sociosanitario
della struttura è stata tutta una discussione a margine e fuori dalle istituzioni. Forse il percorso più corretto sarebbe stato quello di presentare un documento ufficiale da parte dell'ASL dove si delineavano questa diversità rispetto a altri progetti, cioè noi ci si confronta su qualcosa di scritto che dà degli obiettivi precisi, che dà delle limitazioni precise, che dà un sostanziale disegno di quelle che sono le politiche che si vogliono andare ad attuare attraverso questo strumento. Perché poi alla fine di ufficiale questo Consiglio Comunale si è confrontato soltanto su come si arrivava all'obiettivo, ma non su quelli che sono gli obiettivi politici, intendo altri ovviamente, su cui andare a lavorare e su cui anche l'ASL verrà chiamata a rispondere alle future istituzioni. Forse è questo che ha durato la discussione, perché ci siamo in qualche modo confrontati su tutto ciò che istituzionalmente parla, perché poi all'esterno ci sono stati convegni, ci sono stati momenti di confronto, di scontro, più sui giornali e poi nelle sedi opportune. E forse la Commissione si ritrova oggi a ridiscutere di questo argomento proprio perché forse abbiamo sempre avuto la paura di essere mal compresi da una parte o dall'altra, ma il confronto nel merito delle sfide che in qualche modo questo istituto pone davanti, o quali potrebbero essere gli obiettivi che in qualche modo si potrebbero raggiungere, non c'è mai stato. E forse questo ha in qualche modo messo in crisi anche tutta la discussione istituzionale. Poi è vero quello che dice Dusca, che probabilmente il problema è un problema di fondo, che quindi è legato alla scelta stessa del creare una struttura come quella che in qualche modo è stata paventata, ma le caratteristiche di questa struttura a livello formale, a livello sostanziale, istituzionale e formale, queste commissioni e anche il Consiglio Comunale non si è mai confrontato su qualcosa di ufficiale, quindi è chiaro che poi tutto ciò che in qualche modo interessa la discussione istituzionale viene influenzata, viene estremizzata, perché ognuno si fa prendere dalle proprie paure, ognuno si fa prendere dalle istanze in qualche modo che vengono dall'esterno, che poi sono il contrario magari di quelle che sono gli impegni che la Giunta può portare avanti, però è anche vero che non c'è nulla di ufficiale su cui confrontarci, non c'è un progetto radicato e un progetto in qualche modo che parte da uno studio effettivo, c'è una bozza, c'è stato presentato qualcosa qua e là, però sostanzialmente noi ci siamo confrontati soltanto su altri tipi di atti, il resto non è stato visto nulla di ufficiale, tant'è che qui ci sono degli interventi dei consiglieri che dicono ma sarà simile a questo? Sarà simile a quell'altro? Probabilmente sarebbe arrivato l'ora di confrontarsi nelle sedi istituzionali per capire quali sono gli obiettivi ufficiali, gli strumenti che l'ASL si dà, perché poi alla fine la politica, al di là di tutto, si deve occupare di questa, la politica, delle politiche sociali, come realizzarle, come portarle a termine e quali sono gli obiettivi che poi la politica deve verificare. Poi si può discutere giustamente su come finanziarlo, su come su quali strumenti scegliere per realizzare gli obiettivi, ma noi abbiamo mai discusso sugli obiettivi? Io penso di no. Poi mi sbaglierò, ma forse era sempre quanto è stato fatto, che è anche probabile, ma tendenzialmente penso proprio di no. Quindi in questa occasione, proprio perché in parte capisco la stanchezza da ambo le parti, perché ci si sentì a confrontare su due muri, probabilmente è utile fare un confronto su qualcosa di scritto che presenti gli obiettivi, gli strumenti, le finalità e i percorsi, su cui lì aprire una discussione di merito che spetta direttamente alla politica e non spetta ai tecnici. I tecnici devono mettere in atto quelle che sono le direttive della politica, ovviamente dando un suggerimento su quali possono essere gli strumenti più giusti, ma ricordiamoci che questa responsabilità rimane sempre in capo alla politica, nonostante che questo passa nel termine, quindi passa il termine sindaco, sempre di più si cerca di, e questa è una visione di opposizione, di allontanare questa discussione
dalle sedi istituzionali, perché si pensa che non ci siano gli strumenti, si pensa che non ci siano contenuti. In realtà la politica deve fare questo, deve determinare gli obiettivi sociali, deve determinare le politiche sociali, inquadrare quelli che sono i percorsi. E se questa discussione la si evita o in qualche modo non la si porta all'attenzione delle istituzioni, il confronto sarà sempre drogato da delle considerazioni di carattere politico personale, ma se ci si confronta su qualcosa di concreto probabilmente si può dare un contributo e allora la discussione a quel punto diventa costruttiva. Mi tolgo la parola. Se non ci sono altri interventi o domande, direi di chiudere, se siamo d'accordo, la commissione. Bene, grazie a tutti. Thank you.